Bentornati e bentornati al podcast di Quei Bravi Nerdazzi. Per questa puntata, per la rubrica Intorno al tavolo da gioco, siamo riusciti nuovamente a ritrovarci, benché decimati. Stasera siamo in tre, sono io, Claudio, Moe d'RTGM. Io Matte, ciao a tutti. E io Sandrino. Perfetto, questa sera abbiamo deciso di affrontare un argomento in effetti abbastanza, magari si può dire addirittura scontato così nell'apparenza, ma che in realtà magari definirlo e parlarne può arricchirlo parecchio: epicità ed eroismo. Quindi sono due argomenti appunto molto, molto pregni, molto grevi. Epicità sicuramente, soprattutto nei giochi fantasy, va collegandosi a tutti quei quadri, diciamo, di scontri finali, combattimenti contro mostri enormi e in ogni caso famosi nell'ambito del fantasy. Chiaramente, così scontatamente viene in mente il dragone, l'orda di avversari contro cui i personaggi, gli eroi, quindi della situazione, si scagliano o contro cui si stagliano come un frangiflutti imbreccabile. L'epicità, diciamo che fondamentalmente si può ritrovare tra l'altro in tutti quei film, in tutti quei libri e nei giochi che chiaramente ci fanno da spunto. Quanto è epico un gioco come God of War, ad esempio, quando Kratos affronta avversari di taglia titanica in grado con una manata di ridurre in polvere, che ne so, un tempio ad Atene o una montagna semplicemente cadendoci sopra. O quanto è eroico il personaggio che si sacrifica per il resto del gruppo, appunto vanificando i piani, diciamo, e gli intenti malvagi del cattivo di turno. Tuttavia, queste due cose, come abbiamo detto, tendenzialmente tendono ad andare a braccetto, ma in realtà sono due contesti molto differenti l'uno all'altro e che possono trovare, diciamo, una luce diversa a seconda del contesto, della trama, del gioco di ruolo che stiamo giocando e a seconda dei tipi di personaggi che affrontano, diciamo, questa parentesi. Giusto, Giustissimo. Matte? Perfetto. Quindi, che differenza c'è tra epicità ed eroismo? In effetti sono due cose molto differenti. Beh, sicuramente una cosa che ci viene in aiuto è capirne il significato, tanto per incominciare. Chiaramente sono due parole totalmente diversi e siccome la lingua italiana, insomma, è una lingua meravigliosa, sappiamo che se sono due cose, se hanno due nomi diversi, sono anche due cose diverse. Infatti l'eroico è di solito collegato a ciò che è indice di luminoso, di virtù e di fermezza irremovibile e degno di un eroe. Perfetto, quindi già qui non stiamo Mentre parlando di rovesciare spade contro le teste altrui, almeno non non solamente. solamente. Ma e invece l'epico? Mentre invece per quanto riguarda l'epico, semplicemente è attinente a grandi narrazioni poetiche, volta all'esaltazione degli Esatto, eroi. quindi Sì. cantami o diva del peli di Achille, no? Esatto. Vabbè, esatto. Chiaramente, inevitabilmente si va a picchiare su quella che è per antonomasia, diciamo, la narrazione epica, chiaramente la narrazione dei grandi classici, quali ovviamente l'Iliade, l'Eneide e l'Odissea. Beh, però in effetti magari spesso si percepiscono come testi lontani o, essendo scolastici, noiosi, lenti, pallosi in definitiva. E vi posso assicurare, mano sul cuore, che rileggersi magari post periodo scolastico un libro, un racconto, magari ascoltandolo come audiolibro, come l'Iliade, io vi assicuro, ma vi assicuro da scommetterci soldi, che può riempirvi la testa del concetto di epicità, queste orde di eroi che nel momento in cui si scagliano in battaglia il narratore ne decanta le gesta, ne parla delle gesta dei padri, della loro morte gloriosa in battaglia. Ci sono addirittura degli eroi nell'Iliade che riescono a ferire delle divinità perché sono così tracotanti durante la battaglia di foga guerresca che Artemide viene ferita, ad esempio, a una mano, Ares viene ricacciato indietro da Diomede, che a differenza degli altri eroi non ha sangue divino nelle vene, è semplicemente un eroe, il pilastro dell'umanità, diciamo, come potenza sul campo, no? E tutte queste chiaramente qualità vengono poi più o meno tradotte, magari da fonti diverse o da un connubio di fonti simili, nei nostri personaggi, fondamentalmente, perché quantomeno nei primi, diciamo, anni del nostro approccio al gioco di ruolo, fondamentalmente un po' tutti volevamo il personaggio bello ed eroico, no? Un bel
diciamo, personaggio pulito che quando era lì a brandire la sua spada non era, diciamo, afflitto da quelle caratteristiche che gli abbiamo dato poi, diciamo, con l'esperienza, cioè i difetti. All'inizio gli eroi sono impavidi, puliti, giovani e belli, belli come piacciono agli dei quando muoiono, fondamentalmente. Poi col tempo, chiaramente, abbiamo capito che trasformare un personaggio in qualcosa di imperfetto, quindi con i suoi alti e i suoi bassi, dà ancora più risalto ai suoi gesti eroici. Certo, soprattutto dà risalto a gesti eroici molto più piccoli, nel senso che non c'è più bisogno del drago, del dio per forza, ma ci sono tantissimi altri esempi di piccoli gesti eroici che i nostri personaggi possono effettivamente compiere, Superare un problema perché interiore, appunto. esatto, o semplicemente fare andare avanti i compagni e rimanere indietro per chiudere la strada, meno che sbarrare una porta per dare la possibilità agli altri di salvarsi. Tanti altri piccoli gesti, il non accettare, che so, la mazzetta corruttiva da parte del corporativo di turno, o meno che altri, insomma, gesti un po' più umani, Poi non fondamentalmente. cedere alla tentazione della promessa del potere, in effetti, che determinati artefatti possono davvero poi concedere, no? Perché se no a volte diamo per scontato che giocando la scelta giusta e ovvia e scontata è che il personaggio ovviamente dice di no. Il personaggio si rifiuta di tenere per sé l'artefatto che anche il cattivo vuole, pur esso promettendogli un potere enorme. Quindi magari si rischia col tempo, secondo me, di impostare un certo tipo di comportamento nei confronti di ciò che è eroico e che è epico, che poi vada nello scontato, no? Che è anche quello che stavi dicendo tu, nel senso che col tempo il drago, diciamo, sì, certo è eroico affrontare un drago, però in realtà poi col tempo e con l'esperienza cominci a chiederti, ma sì, però fondamentalmente sono andato io dal drago a rompergli le scatole e no, non era un drago di quelli che distruggono le mandrie o rotolano sulle città massacrando tutti. Quindi il bastardo fondamentalmente sei te. A tratti l'eroe è il drago che si difende nella sua tana, no? Quindi giustamente abbiamo cominciato a cercare l'eroismo e alcuni, come dire, alcune parentesi di epicità, come dicevi te, giustamente nei piccoli gesti. Per esempio, mi ricordo, ad esempio, nell'ultima si prende spesso questa campagna come esempio, una delle ultime campagne di Dungeons & Dragons che abbiamo finito. Il personaggio del Valtry, aiutatemi, non mi ricordo come si chiamava, il nobile arciere cacciatore. Mi viene, non lo so, non me lo ricordo minimamente, Non quindi ci è rimasto importa. parecchio Ci è impresso, rimasto assolutamente evidentemente. impresso, però a me mi è rimasto impresso di Kjeldor, personaggio Esatto, Kjeldor, Kjeldor. accidenti, scusa Valtry, personaggio Kjeldor, che a un certo punto, avendo fra le mani il destino di un importante PNG, una ragazza in quel caso, che aveva sulle spalle delle responsabilità enormi, dalle cui decisioni più o meno poteva o meno appunto derivare addirittura una guerra sanguinosa, prese la palla al balzo e le disse: beh, nessuno ti obbliga a vivere una vita che non hai scelto, che non senti tua. Dunque, se vuoi, prendi un cavallo stanotte e scappa. Secondo me, in quel gesto, in quel piccolo gesto, c'è stato tanto di, non tanto di eroico, ma a tratti di epico, emotivamente, quantomeno. La comprensione profonda, magari, della posizione dell'altro, la decisione anche da parte del personaggio di mettere, magari, relativamente in croce anche poi le conseguenze che potevano poi, diciamo, ricadere sul resto del gruppo. Io ci ho sentito tanto eroismo, diciamo, in quel gesto, ecco. Come dicevamo, appunto, essendo i piccoli gesti man mano che si va avanti col tempo, no? Quelle cose che ci rendiamo conto di essere più vicini un po' anche a noi, fondamentalmente, che rendono i nostri personaggi un po' più umani e non per forza eroi senza macchia, ci attirano sempre di più. Magari un gesto come quello di Kjeldor, che sembra essere magari non legato alla trama, o che non aiuta allo scorrere lineare di quelli che dovrebbero essere, secondo i personaggi, scusate, gli eventi del prossimo futuro. Magari è semplicemente un gesto eroico, appunto, compiuto da un personaggio che cambia radicalmente poi l'approccio che gli altri avranno successivamente nei suoi confronti. Ricordo sempre in questa. Cavalcando, diciamo, questo esempio, la reazione poi degli altri personaggi una volta saputo che Kjeldor ha appunto consigliato a appunto questa donna, Lita. Lita, esatto,
di scappare, di fuggire. Tutti noi ci aspettavamo che lei venisse presa in moglie dal cattivo di turno, ci aspettavamo un combattimento sanguinoso insieme alle guardie del futuro marito. Insomma, ci aspettavamo tutta una serie di eventi che già ci Catastrofici. catastrofici assolutamente, che già ci si vedevano insomma, davanti agli occhi, e invece un gesto piccolo, ma al suo stesso tempo eroico, ha cambiato il possibile futuro. Ha cambiato completamente l'approccio che poi c'è stato da quel momento in poi un'intera avventura. Secondo me, vabbè, tutti cercano l'epicità, specialmente per esempio la Dungeons and Dragons, credo sia fatta apposta. Certo, Eh sì, certo, è il gioco eroico per eccellenza, ma attenzione a queste due parole. però sì, effettivamente è interessante cercare l'epicità anche in altro, in luoghi più difficili da appunto dove trovarlo. In una risoluzione di un background, in un segreto svelato, magari molto scomodo, dove il personaggio appunto si rivela le sue emozioni, magari si è posto in una maniera, ha una maschera, come abbiamo tutti, e finalmente se la toglie. Quindi dici te, l'eroismo in quel caso potrebbe essere semplicemente legato alla scelta che fa il personaggio. Che uno Sì. dice, magari si è contestualizzata soltanto a lui. Certo, non, nel frattempo la città non brucia, i draghi non soffiano fuoco, non importa. C'è eroismo in quell'atto. C'è anche C'è il suo, coraggio, c'è il c'è coraggio, c'è il coraggio. suo tono di epicità in quel momento, Assolutamente sì. assolutamente. Sì. Ecco, Ah, sentite, ah. una cosa che mi ha fatto venire in mente, te giustamente correlando queste due parole, no? Epico e eroico. E chiaramente c'è la possibilità che l'una escluda l'altra, cioè nel senso, non devono per forza andare a braccetto. Una cosa epica Assolutamente. può non essere eroica e un gesto eroico può non essere epico. L'abbiamo detto ora, un piccolo gesto magari non è epico, ma è eroico per il proprio personaggio. Come magari una decisione magari presa dai nostri personaggi può avere dei risvolti epici, ma per niente eroici. Mi viene in Tipo mente. atomizzare un pianeta. Esatto, mi viene in mente un'avventura Fading Sun fatta ormai un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, Diciamo un forse secondo che cos'è anche anche Fading Sun, è un gioco già. fantascientifico sulla falsa linea di Dune, un fantascientifico medievale, diciamo. Sì, sì. Esatto, in quell'occasione i personaggi si trovarono a dover scegliere se far esplodere la, tra molte virgolette, tana di un'entità Apocalittica. apocalittica, esatto, impossibile. E però con quel gesto, atomizzando quel covo, quella tana, avrebbero purtroppo portato conseguenze devastanti per il pianeta sul quale si trovavano. Il tutto ha generato degli scenari di combattimento, di fuga, di un'epicità incredibile, nonostante i quasi 4 milioni di morti che ci sono stati successivamente sul pianeta, sconquassato dalle esplosioni e dalle eruzioni vulcaniche, dai terremoti, dai maremoti che questo ha provocato. Beh, sul riscaldare un reattore direttamente collegato col nucleo di un pianeta, tendenzialmente poi genera un inverno nucleare per 40 anni con centinaia di migliaia, se non milioni di Ti morti. sei sentito appagato, Sandrino, di questa quantità di epicità? Ah, abbastanza, soprattutto Io tantissimo. durante esatto, soprattutto durante la fuga, mentre la nostra navicella spaziale stava piano piano prendendo velocità per raggiungere gli strati più alti dell'atmosfera, mentre sotto il pianeta veniva sconquassato dalle esplosioni. Esatto. È stata una scena effettivamente di un'epicità unica. La musica ha aiutato La tantissimo. musica aiuta sempre. Una volta, esatto, conclusa la descrizione di questa scena Ci epica, siamo fumati una sigaretta. sicuramente, e ci siamo anche detti, però effettivamente quelle 4 milioni di persone che abitavano quel continente Beh, non insomma, ci ahimè, sono più. no. Però questo non ha tolto che è stato epico. Assolutamente, Assolutamente. ma non Ma eroico, non eroico, direi. direi assolutamente non eroico. A questo punto faccio la parte un po' dello scontato, facciamo un po' di differenze. Visto che stiamo, come dire, zoomando un po' sull'aspetto eroico, diciamo, non per sminuirlo, più in piccolo, no? Più personale, più ruolistico, vediamo allora di fare un esempio invece più, diciamo, banale, proprio per trovare la differenza tra queste due cose. Ad esempio, come abbiamo detto all'inizio, in un Dungeons and Dragons, affrontare un drago ovviamente è un'esperienza che di per sé unisce bene o male l'eroico all'epico. Ad esempio, quando giocammo un'avventura di malvagi con Dungeons
3-4 personaggi, non mi ricordo di preciso quanti eravamo, di alto livello, ci trovavamo finalmente ad affrontare un drago. Questo lo dico finalmente perché tendenzialmente noi, nella nostra esperienza, di draghi ne abbiamo affrontati veramente pochissimi, no? Perché ci teniamo sempre questo asso, diciamo, nella manica da calare sul tavolo proprio quando, via, facciamolo adesso, poi non lo faremo per altri 2 anni, così da far sentire l'eroismo di quel momento. E i nostri personaggi, tra l'altro dei malvagi, dei personaggi profondamente malvagi, fedeli al dio Bane, signore della tirannia, affrontarono un dragone verde, malvagio a sua volta, in uno scontro terrificante, che era eroico ovviamente per il fatto che una manciata di eroi si opponessero allo strapotere di una creatura millenaria, antica e astuta come un dio, epico perché durante il combattimento, che non è stato affatto statico, i nostri personaggi sono stati masticati, sputati, scaraventati contro piloni di roccia che crollavano gli uni addosso agli altri, devastando un'area probabilmente di qualche chilometro perché ovviamente il drago si spostava e si ritirava dietro. Qui dov'è la differenza? È che quando parliamo di eroismo diamo per scontato che gli eroi siano buoni, no? Imprese eroiche, il manuale, tutto è bianco, tutto è argenteo e tutto è puro. E invece no, assolutamente. Questi personaggi, benché malvagi, furono più che eroici nell'affrontare questa tremenda impellenza. A proposito di personaggi non proprio buoni, mi viene in mente il richiamare un'entità dallo spazio infinito Sì. per riuscire ad abbattere il nostro nemico giurato in una delle ultime Sì, avventure a esatto. Sì, il Dungeons & Dragons. mio personaggio, Train, era un ricettacolo di un'entità, come si può dire, cosmica, diciamo, Dell'altro era esatto, di un Warlock, altro no? piano, sì, Warlock, che appunto immagazzinava questa entità millenaria, Una creatura primigena. sì. Ma io già dal background, già scrivendo il background, avevo in mente, appunto, per lui non avevo assolutamente in mente una fine epica, perché secondo me, io me l'ero molto immaginato un protagonista di un'ipotetica storia di Lovecraft, che i protagonisti delle storie di Lovecraft finiscono tutti o impazziti o morti. Beh, tu hai rischiato di diventare prima uno e poi l'altro, Sì, non esatto. necessariamente in quest'ordine, Esatto, infatti il quindi. personaggio non è finito, non è morto, ma non è finito, diciamo, nei migliori dei modi. No, sicuramente Ha preso, totalmente esatto, folle. questa cosa ha preso il sopravvento, ma alla fine si è rivelata veramente utile allo scopo finale e alla fine c'è stato un combattimento veramente epico, anche se il mio personaggio era, diciamo, sempre stato una vittima. A me questo piaceva tantissimo. Beh, non c'è che dire, cioè nel senso, la decisione di Train nel diventare a quel punto la porta che si spalanca sull'altrove per permettere a tutti di salvarsi la vita, fondamentalmente, è un Fondamentalmente sì. gesto Beh, eroico. assolutamente. In questo caso più o meno, diciamo, legato a una scelta volontaria, ma in realtà fu una scelta volontaria, perché Certo. tu mi dicesti chiaramente lo lascio andare, Sì. smetto di combatterlo, smetto di oppormi e divento tramite per lui. Sì, perché appunto il mio scopo era, una volta giunti alla fine dell'avventura, il mio personaggio, diciamo, avveniva una sorta di immolazione, diciamo, Così è stato. un immolamento Sì. del personaggio. Perché anche, ad esempio, la morte di un personaggio. Diciamo che tutti noi vogliamo bene ai nostri personaggi, però spesso muoiono, sai com'è. Ecco, una cosa che magari un consiglio da dare ai master è. Ecco, magari non è mai consiglio, non è mai buono, diciamo, uccidere, far morire un personaggio, magari in una rissa da taverna o in Per una strada, trappola, per dici. strada, senza uno scopo. Ecco, io sono dell'idea che il personaggio, alla fine, durante la sua morte, deve brillare, deve averci un motivo, cioè, sì, deve morire, certo, però deve morire per uno scopo. Beh, lo scopo degli altri, Lo fondamentalmente. scopo di tutti. Mandare avanti la campagna, Mandare, l'avventura e la sì. trama. Ti faccio una domanda allora, secondo te, ti hai detto che giustamente un personaggio nel momento in cui muore probabilmente si ritaglia, come dire, una certa parentesi di eroismo e o epicità, tutto a suo modo, incentrato ovviamente vestito sul tipo di personaggio che gioca. Stiamo ancora parlando di Dungeons and Dragons. Io ti faccio un esempio. Secondo te questo vale anche per esempio per un Warhammer Fantasy? Ecco, Warhammer Fantasy è un gioco dove io cercherei l'epicità e l'eroismo in altre maniere, perché
Ok, ma un personaggio secondo te a Warhammer Fantasy potrebbe morire in una taverna? A te andrebbe veramente storto se il tuo personaggio morisse perché un tagliagole lo ha preso alla sprovvista, gli conficca un pugnale nelle costole. Ti sto facendo in realtà un esempio che hai visto e giocato. In una campagna di Warhammer Fantasy di diversi anni fa, ormai, un personaggio di un giocatore che adesso purtroppo non gioca più con noi, scese al piano di sotto della taverna, dove sapeva perfettamente che la compagnia di mercenari che aveva nominato nel background era praticamente acquartierata, erano 30-40. Lui attraversò la stanza in maniera spavalda, arrivò al bancone e si mise a sedere. I suoi vecchi compagni, che lo odiavano tacciandolo di tradimento, ovviamente gli si assieparono attorno e dopo uno scambio molto affilato di battute, l'inevitabile conclusione, coltellate nelle doghe, coltellate fra le costole. Il personaggio sopravvisse per miracolo, te lo ricordi? Sì, forse sì, però beh, lì c'è già un contesto, perché io ho ascoltato alcune persone che giocano, ho ascoltato delle ruolate, ho ascoltato delle giocate, delle sessioni, e a volte i personaggi muoiono veramente semplicemente per un tiro di dado fatto male. Ad esempio, tutti si arrampicano su una scarpata, uno inciampa, ne muore il personaggio. Questa cosa qui io non l'ho mai vissuta, fortunatamente, perché secondo me sono cose che non devono succedere. La consapevolezza di andare incontro al pericolo e poi rimanerci, ok, va bene, però deve essere contestualizzato, secondo me. Quindi secondo te comunque, giustamente, mi trovi perfettamente d'accordo, un personaggio quando arriva al punto di morte, anche se i dadi ormai hanno, diciamo, tratto il dado, appunto, deve avere un ultimo momento, anche una mezza azione extra, magari per compiere l'ultimo gesto, Perché qualcosa di no? significativo. Perfettamente d'accordo, lì c'è l'eroismo, Certo, no? sì. Assolutamente, anche perché uno ti dice, ascolta, il tuo personaggio è morto. Non ti dice, va bene, allora muori così mentre ti rialzi sfoderando la spada. Il master non ti imbocca. Sei tu, però, a quel punto a ottenere da parte del master l'occasione di fare l'ultima cosa. Sicuramente ti senti quasi in dovere di fare qualcosa di incredibilmente tagliente, no? Sì. Incisivo. Certo. Anche perché nel senso un po' i nostri personaggi, cioè la maggior parte, diciamo, dei personaggi che creiamo, qualsiasi gioco esso sia, indifferentemente, i giocatori che giocano con i personaggi vorrebbero che i loro personaggi lasciassero un'impronta sul mondo, che venissero ricordati per qualcosa, che sia una campagna di malvagi, non necessariamente a Dungeons and Dragons, ma a tanti altri giochi vorrebbero che il proprio personaggio riuscisse finalmente magari a fondare quella nuova setta per quel dio che sia bene o che sia tutt'altra entità, o magari quei personaggi del Quarto Reich vorrebbero davvero che la Gestapo facesse una retata nel quartiere ebraico di Monaco, per dire, cioè sono tutte quelle cose che lasciano il segno poi nel mondo, che anche se il personaggio in futuro sicuramente troverà la morte, sia per vecchiaia, perché tutti i personaggi delle avventure che a un certo punto finiscono, no? In realtà continuano a vivere in quel mondo, quindi prima o Assolutamente. poi moriranno per Nel la propria. famoso oblio dei personaggi, ma delle Esatto. campagne mai finite, Poi no? questo ci deve essere interesse da parte del giocatore, Ah, perché se è certo. puramente narrativa la cosa e piace, i giocatori ci sono appunto dentro, ci sono immedesimati, proprio il suo interesse è appunto la narrazione. Ok, niente vieta, cioè io sono d'accordo a seccare i personaggi che fanno le cazzate in gioco, cioè è ovvio che se te c'è un drago, vado lì, ne parlo, eccetera, eccetera, cioè. A quel punto, vabbè, sei morto, pace, grazie cercata. Cioè, nel Su qui ci senso. sono esempi su Infiniti, esempi che esatto. non basterebbero 7-8 puntate per Puntate. riuscire a descrivere tutte quelle scene di idiozia assoluta. Giustamente punite nella Esatto, maniera più crudele giustamente puniti. possibile. Ora. Fatto sta che in un modo o nell'altro tutti un po' vogliono lasciare appunto il segno nel mondo. Ecco Assolutamente, che. un ricordo, no? Esatto, ecco che appunto l'eroico e l'epico danno quella possibilità un po' a tutti, Molto fondamentalmente. bene, guarda, voglio chiudere un attimo questa parentesi, altrimenti la puntata eroismo ed epicità diventa eroismo e morte. Però voglio chiudere questa parentesi, sta giustissima che stiamo ovviamente affrontando, con giusto un esempio. In una campagna di Dungeons & Dragons, terza serie, che giocai ormai anta 10-12 anni fa, la campagna che aveva i toni epici del low fantasy, quindi personalmente quelli che amo di più, un personaggio
Conrad, un paladino, l'unico quasi nell'intero regno. L'ambientazione non prevedeva che tutti i paladini avessero poteri magici o poteri che arrivavano direttamente alla divinità. Soltanto pochi, i veri santi, riuscirono davvero a imporre le mani e utilizzare quelle abilità dei paladini. E anche questo personaggio dovette sudarseli. Avanzò parecchio di livello come guerriero senza talenti, fondamentalmente. Però l'ambiente dell'avventura era stato concordato e questo non pesò affatto, anzi. Fatto sta che col tempo questo personaggio in effetti si scoprì essere toccato, per così dire, dal dono della divinità e, vuoi per destino, vuoi per fato, fu proprio lui a un certo punto a incontrarsi faccia a faccia con quello che sarebbe stato il mega cattivo dell'avventura, un signore tirannico di millenni di potenza e saggezza, che lo colpì una sola volta, un solo fendente al fianco. Questa creatura che lo colpì era talmente malvagia, così antica e potente, che quella ferita non uccise il personaggio, ma non sarebbe mai guarita. E il giocatore mi disse: tutto questo è stato molto bello, molto, molto epico, il frangente del combattimento contro questo avversario, e mi disse: voglio che il mio personaggio muoia per questa ferita che non guarirà mai e che diventi per lui uno stigma, una stigmate, che lo porterà a un certo punto a morire, e quando morirà è come se la sua divinità gli avesse messo sulla schiena una clessidra. Quando il personaggio si sentirà di morire, sarà il momento di sacrificare definitivamente la sua vita in un gesto che cambi la vita altrui. Una cosa molto bella che unisce, a parer mio, a gusto mio, sia un senso eroico del personaggio, una proiezione eroica del personaggio, sia una sensazione di epicità, l'accettazione del destino manifesto. Fu una cosa molto 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 bella, legata ovviamente a quella che sarebbe stata a questo punto inequivocabilmente la morte di quel personaggio. Però l'epicità, appunto, è non soltanto il momento di morire e altro, anche a noi piace, bene o male, sollevare infine la testa, lordi di sangue, dopo aver affrontato un'orda di nemici che giacciono oramai morti in ogni dove. Anche nell'ultima avventura, appunto, a Dungeons & Dragons, a questo punto, come facevi tu, Cavalcolonda, in effetti abbiamo sempre cercato eroismo ed epicità nei piccoli gesti, nei piccoli momenti. Eppure, faccio di nuovo l'esempio di Castel Doublash, che per chi ha ascoltato il podcast ne faccio cenno sia nella puntata 4 che nella puntata 8, abbastanza dettagliatamente. A un certo punto, durante l'esplorazione, per così dire, o dire l'espugnazione di questa fortezza impossibile, pregna di malvagità, le orde di nemici si facevano sempre più numerose, sempre più incattivite, i mostri sempre più grossi e sempre più feroci, eppure c'era eroismo nei personaggi che si ergevano stoici, vittoriosi scontro dopo scontro. In quel caso lì si sta parlando di un eroismo prettamente legato alle geste in battaglia, no? Con peripezie e sforzi disumani. Incantesimi micidiali, cioè, certo, scenografie a mille. Ecco, Assolutamente. a proposito di scenografie a mille, come giustamente diceva Matte, per esempio, facendo riferimento sempre comunque alla campagna appunto di Dungeons and Dragons, il viaggio che i personaggi hanno fatto qui è doveroso un antefatto. I nostri personaggi per giungere fino a Castel Doubarash hanno scelto una via un po' alternativa, tra molte virgolette, per arrivarci. Molto Esatto, opzionale. molto opzionale, che però ci ha regalato grandissime gioie. Tanto che vi siete andati a cercare voi, Sì, quindi fu una cosa che io non avevo previsto, quindi esatto. molto bella per Che ci questo. siamo andati a cercare. Abbiamo acquistato da uno gnomo ingegnere, mago, un personaggio veramente incredibile. Viaggiatore ed Esatto, esploratore. viaggiatore e esploratore, abbiamo acquistato una nave volante. Era un artigiano di oggetti Di meravigliosi. oggetti Unico meravigliosi. nell'ambientazione, no? Fu un Esatto. po' una mosca bianca per le nostre avventure. E fra questi oggetti, appunto, c'era questa nave volante, fondamentalmente. Una sorta di Zeppelin. Esatto, una specie di Zeppelin fatto dallo scafo di una barca e da un pallone aerostatico. E i personaggi decisero di mettere insieme tutti i soldi che avevano. Una quantità di soldi incredibile, tra l'altro, mai avuti così tanti in tutta la mia esperienza. Fui generoso in questa Sì, avventura, no? Seguimmo grazie a Dio. le tabelle giuste, dai. Grazie a Dio. E fatto sta che, appunto, decisero di viaggiare su questo aeromobile per raggiungere Castel E Doubarash. come lo chiamaste l'aeromobile? Lita.
No, come si chiamava? Lita. Si chiamava Lita. Sì, Lita, come la ragazza famosa dell'esempio di prima. Lita, esatto, sì. Si chiamava Lita. Piena di speranza questa aeromobile. Esatto, piena di speranza è andata a infrangere contro le difese del Castel d'Auerstein. No, non è vero. In realtà, stiamo divagando. Comunque, il viaggio che ci portò ad attraversare le cime innevate della catena montuosa dei Monti Monti di di Nether. Neter, Monti di Neter, per raggiungere il versante opposto a quello dove eravamo, dove si allungava questa gigantesca valle abbracciata dai monti, nel momento esatto in cui una tempesta sulle cime stava imperversando e sconquassando con fulmini e tuoni appunto le cime dei Monti di Nether, questa piccola aeronave che passava quasi 500-600 metri più in alto del passo che appunto porta dall'altra parte dei monti. E fu una scena veramente epica, un viaggio meraviglioso in mezzo a una descrizione incredibile. Quindi magari l'eroismo non è solo l'abbattere. Inaspettatissimo dalle difese del castello, Assolutamente, assolutamente. era per voi l'unica risorsa, diciamo, per arrivare, per ottenere l'effetto sorpresa. L'eroismo lì fu nel dire: beh, l'avete mai guidata? No, ci siamo fatti insegnare grossolanamente come portarla, però l'eroismo è stato nel gesto, no? Il tutto per tutto. Gli Esatto. eroi in quel caso, davvero, Sì. davvero gli eroi, e l'epicità fu Il nel viaggio. viaggio in sé, anche soltanto se fu parzialmente narrativo. Comunque c'era tutta una serie di prove per compensare, ricordate, le ali della nave, per mantenerla in rotta. Fu divertente, insomma, dai, Sì, fu veramente divertente. senza contare i cavalcapi pistrelli che ci volavano sulla testa. Già, tra l'altro. Cavalcati da goblin sciamani bastardi. Sì, esatto. Questo ha Assolutamente. aggiunto epicità al viaggio, Esatto. chiaramente, E qualche problema di oltre croppo, però va esatto, qualche benissimo. problema, ma alla fine è stato estremamente epico. Esatto, e questo è l'eroismo, insomma, che ci viviamo solitamente nelle nostre campagne fantasy o meno fantasy. Però dipende anche dal gioco. Stiamo ancora parlando di Dungeons and Dragons e giochi, se così vogliamo dire, vagamente simili. Ma se noi giocassimo invece a un 7C, ad esempio, dove l'eroismo, diciamo, assume altri connotati, allora dobbiamo, diciamo, giocare quell'eroismo da cappa e spada, da romanzi di Solomon Kane, per intendersi, dove appunto l'individuo si scaglia contro molti avversari, del tutto scevro dalla preoccupazione dei fucili puntati in faccia, e si fa largo comunque con tracotanza in mezzo agli avversari. Sì, che piaccia o meno, mettiamola così, è questo, no? Secondo voi questo eroismo, diciamo, che tipo di eroismo è? Di cosa L'eroismo stiamo parlando in questo di caso? 7C è infinitamente più sconsiderato perché ha un regolamento che ti permette di fare più o meno quello che vuoi, tant'è che il personaggio descrive quello che fa, non lo fa il master, è molto più libero. Perché secondo me, come la vedo io, 7C appunto è un eroismo più, diciamo, possiamo dire, bollato Disney, possiamo dire. Perché appunto c'è tutta la questione della Più pop. corruzione. Sì, c'è tutta la questione sulla corruzione che se il tuo personaggio magari Compie atti malvagi. sì, esatto, ma anche durante un combattimento fa magari fa un'uccisione violenta, sanguinosa, può prendere corruzione, che è un problema che non si pone negli altri GDR, cioè non te lo spiega nemmeno. Quella un po', secondo me, è un po' Un po' una forzare la mano. Io la vedo un po' una costrizione. C'è scritto ovviamente che è a discapito del master, ovviamente nella sessione zero ci si mette d'accordo, ci si mette d'accordo se c'è, se mettere questa regola o non metterla, però diciamo che è un gioco che non prevede queste tipologie di È un cose. gioco che mette bene le mani avanti, ti dice subito: ragazzi, voi siete degli eroi, Sì. voi vincerete, quello che dichiarate di fare, 99 su 100, andrà a buon fine, più o meno come lo volete voi. Diciamo che è un gioco per togliersi qualche sfizio sotto quel punto di vista lì, no? Basta vedere la differenza fra i combattimenti, che so, del Signore degli Anelli e i combattimenti di Pirati dei Caraibi. Ok, Certo. epoche diverse. Non è questo il punto, decisamente diversi. Addirittura nel combattimento del cappa e spada alla 7C ci puoi infilare addirittura la comicità, anzi, cioè ci sta proprio bene. Sì. Schernire il nemico, ci sono proprio delle abilità su questo. Il personaggio lo deve Tipo fare. fargli calare le brache con un Sì, abile gesto della spada. Ti esatto. dice invece il Signore degli Anelli in che senso?
Sui anelli è più, ovviamente, beh, è diverso, ovviamente è più Dungeons and Dragons. Però è diversamente eroico. Nel Signore degli Anelli c'è un eroismo diverso, in cui determinati individui sono predestinati ad atti Certo, eroici, certo che che sì. poi gli vada anche male nel tempo è un altro discorso, però che Fingolfin affronti Morgoth faccia a faccia Vabbè. è epico, eroico all'inverosimile, no? Sì, Lui è sì, sì, sì. predestinato. Invece se pensi, c'è questo punto di vista connotato quasi grottesco, comico. Beh, le differenze sono chiaramente sostanziali, come abbiamo detto finora. Cioè, Seven Seas è un gioco, ma come mi viene a mente ora ultimamente, ma giusto perché ne ho risfogliato il manuale, per esempio un Broken Compass che si basa estremamente sulle avventure alla Indiana Jones, per così dire. È un concetto totalmente diverso di eroismo. Quell'eroismo lì dove il personaggio non muore mai. Esatto, dove al personaggio va quasi sempre bene. Poi chiaramente anche in questi giochi non bisogna forzare troppo la mano. Però Però la cosa. diciamo che se c'è un gioco dove forzare la mano sono proprio Esatto, questi. sono proprio questi. I personaggi si possono permettere di compiere gesti eroici nel senso di affrontare molti nemici attaccati a un lampadario di una taverna mentre fanno rotolare botti per evitare che le guardie riescano a entrare nel frattempo con una pistolettata a sparare una botte di birra che Innescare un magari, esatto, incendio. innescare un incendio, cioè sono cose, Cose che non ti puoi permettere assolutamente di fare esatto, se in vieni. Ah, altro tipo per esempio Assine Requie. assolutamente. Decisamente. Direi proprio di no. È un eroismo chiaramente action da questo Certo. punto di vista. In un Signore degli Anelli, cioè anche solo lo sguardo che ne so, dei quattro primi cavalieri di una fila di cavalleria che carica dei nemici, anche solo il loro sguardo è eroico. Il gettarsi in battaglia dove sanno che moriranno, sicuramente, perché sono i quattro disgraziati della prima fila che inevitabilmente si schianteranno contro le picche degli orchi e moriranno male, ma il loro sguardo è quello che è eroico. Sono due cose chiaramente che Assolutamente. io non voglio fare, non voglio metterle assolutamente sui piatti di una bilancia, ci mancherebbe altro, piace sia l'uno che l'altro, però sono sostanzialmente diverse. Sono radicalmente Con diversi. la tua frase sullo sguardo mi ha fatto venire in mente, per esempio, i film di Sergio Leone, quegli western lì, l'epicità appunto degli sguardi, del momento prima del grilletto che spara. Il salto prima della tempesta, sì. Sì, per esempio, l'epicità in un western fatto bene, secondo me Quindi quelli di Sergio è. Sì, Leone, sì, sì. Fuori di via all'estero. Me ne dispiace tantissimo e non ho avuto l'opportunità di giocare a nessun Poi western. vedi lì è un connubio, cioè è un connubio ovviamente di regia di fotografia e di colonna sonora, cioè Sì. ci sono quei fotogrammi, quelle scene in cui c'è ovviamente lo scambio di sguardi tra i due avversari con quel salire di tono continuo della musica che ti lascia non solo inchiodato alla sedia, ma con un'aspettativa incredibile, è come sembra quasi di vedere due cavalieri che stanno per affrontarsi in un Sì. torneo. C'è qualcosa di mitico, di mitologico in quel momento, Sì, che assolutamente. esula lo sporco seconda metà dell'Ottocento in cui si sta consumando questo scontro nella polvere, no? E nel puzzo di piedi, È proprio nello probabilmente. sporco che c'è la Esatto. bellezza. Lo so, E lo so. qui io vorrei aggiungere una cosa, che questa è una mia personale considerazione, una descrizione di un momento epico nel silenzio ha una valenza. Una descrizione di un evento epico con la giusta musica è un'altra cosa. È Assolutamente. un'altra cosa. Sono due modi, anche se il narratore dovesse essere lo stesso, cartomante o chi esso sia, e quale comunque sia il gioco, comunque la scelta della musica, come giustamente ci dicevi te, Claudio, è fondamentale. Per il master sapere che durante la sessione che i personaggi si apprestano a vivere, ci sarà in un modo o nell'altro un qualcosa di epico, prepararsi una colonna sonora adatta è Questo un altro stile, è un altro modo. potrebbe essere un buon argomento per un altro podcast. E così sarà assolutamente. Io dico questo. A questo punto tocchiamo un attimo questa cosa, la definiamo un attimo un pochino meglio. Questo è un consiglio, è il nostro modo di narrare, sicuramente il mio modo di narrare, ma anche quello di Sandrino, quello di noi nerdazzi sicuramente è legato tantissimo alla musica. Quando te master sai che durante la sessione ci sarà uno scontro o una cavalcata che è una fuga, senza necessariamente che si estraggano le spade,
Io un consiglio spassionato: andate su YouTube, andate sul vostro canale con cui, che usate per ascoltare musica, ascoltatevi attentamente le musiche che metterete durante la sessione, ricordatevi durante la traccia musicale quando questa sale, quando questa scende, quando c'è il momento di tensione e di carica prima dell'esploit, e seguite, se possibile, ovviamente non siamo degli Shakespeare, però seguite la trasformazione che fa la musica e andategli dietro con la descrizione, perché se in quel momento la spada cala, sfonda la corazza, trapassando il nemico mentre la musica è al suo apice, è tutta un'altra cosa, Eh sì, ma nella maniera più assoluta. su questo punto qua, tra l'altro porto un esempio che mi è venuto in mente ora, che è stato meraviglioso per quanto riguarda appunto musica ed epicità. Stavamo facendo una campagna con un altro gruppo di gioco e stavamo utilizzando la colonna sonora di Conan il Barbaro, Ah, vabbè, mica che è male. chiaramente un film meraviglioso, colonna sonora fantastica. E fatto sta che c'è una parte della colonna sonora dove c'è un silenzio, diciamo, un battere di tamburi molto basso, e a un certo punto l'alzarsi immediato di squilli di trombe e tamburi che battono, e proprio in quel momento la descrizione del master fu quella che la spada di uno dei nostri personaggi calava inesorabile. Lì ci aiutarono anche i dadi, perché venne fuori un bel 20 naturale, pronti via. Ma lì si allineano i Che pianeti, ragazzi, eh. fu una cosa incredibile, che decapitò con un colponetto il cattivo di turno, col quale stavamo combattendo, tra l'altro, da molto, molto, molto tempo. E quella è stata una scena indimenticabile, grazie alla musica, all'azione e, se si può dire, un po' di culo, che Che non non guasta guasta mai. mai, Che non guasta mai. assolutamente. Quindi, insomma, qui stiamo ancora parlando di epicità, perché questi Certo, momenti assolutamente. saranno coronati dall'epicità, no? Assolutamente. Insomma, quindi abbiamo affrontato, diciamo, un po' quello che è per noi, magari questa puntata è particolarmente discorsiva, però così sia, va benissimo, quello che è appunto l'eroismo, diciamo, che potrebbe, qualcuno potrebbe dire marginale, ma che in realtà è contestualizzato, è appunto a toni più bassi, ma non per questo a tonalità più basse per niente, contro o rispetto a quell'epicità, appunto, a quell'eroismo che invece è accompagnato dagli ottoni, diciamo, e dai corni di guerra, no? Assolutamente. Per quanto riguarda invece, tornando un po' sul discorso epicità, perché per ora abbiamo fatto un po' un bel mistone. L'epicità che cos'è? Quando una cosa è epica? In che contesto una cosa è epica? Beh, io credo che una cosa epica sia, come dice la parola stessa, sia il contesto anche narrativo in cui si svolgono certi eventi. Il descrivere da parte di un personaggio, per esempio, in una Seven Seas, dove il personaggio descrive le proprie azioni, quello che fa, come lo fa, con che tempistiche le fa, eccetera, può essere tranquillamente epico qualsiasi cosa, tra virgolette. Cioè, raccontare magari un'azione, un qualcosa di semplice, non per forza, ripeto, il combattimento, eccetera, ma il modo in cui viene descritto può essere tranquillamente epico. Che ne so, l'alzarsi del cappello a tesa larga con piuma del duellante alatriste, per dire, no? Che guarda il suo nemico in un vicolo buio di una puzzolente città della Spagna, per dire, descritto in una certa maniera, può essere tranquillamente epico, per esempio. Eppure, magari la sessione precedente sono stati scherniti e fatti a pezzi magari 30 o 40 soldati della guarnigione, che impacciati alla stormtrooper, che non sono in grado di sparare con i propri moschetti, magari hanno capitolato nei confronti del nostro personaggio. Ma magari quella descrizione può essere particolarmente epica. Un viaggio, per dire, descritto da un master o con la musica giusta, può essere tranquillamente epico. O il momento in cui Aragorn tira sulla pipa al puledro impennato a Brea. Cioè, quel momento, accompagnato con quel calare di violini, è da brividi. Quello Certo. è epico. Sì, In sì, quel sì. momento, con una sola scena, è stato presentato quasi la totalità di un personaggio. È incredibile. È stato un piccolo capolavoro. No? Quanto?
3 secondi, 4, Perché, no? perché Lo quando canta. chiamano Gran Passo e lì lui tira la pipa. Eccezionale, eccezionale, no? Epico. Quando canta l'incoronazione, vabbè, lì sono pianti proprio fiumi. Assolutamente, Sì. assolutamente. Ecco che la descrizione di una cosa un po' più. Era, vabbè, nella fattispecie era l'incoronazione di un re, quindi insomma era già epico È di già per epico, però è sé. una situazione Però, ignota, no? esatto, però dà un connotato diverso a una cosa che può essere fatta in mille altri modi. Vabbè, mi è venuto in mente Il Signore degli Anelli, è una scena che secondo me è una delle più epiche della trilogia, è quando Pipino canta e vedi che Faramir va a morire. Ecco, lì è epicissimo. Anche lì, cioè, nel senso, sono due scene che insieme le hanno messe insieme e ha una carica epica impossibile. Allora, per me, a questo punto, visto che noi per ora l'abbiamo sempre toccato da lontano, Il Signore degli Anelli, no? Sia nel podcast che comunque nei nostri discorsi, perché? Perché se arriviamo a parlare del Signore degli Anelli è la fine, ovviamente, no? È la fine, è la fine, ci facciamo il podcast a parte. Per esempio, per me, probabilmente, il momento più epico del Signore degli Anelli, possibile magari, non so, minimale, ma è così, è l'ira di Balbalbero. Barbalbero quando esce fuori da Fangor con Pipino e Merry sulla schiena e interrompe il suo ciarlare, in realtà deposito di saggezza millenaria, no? Che annoia gli hobbit, vabbè, al diavolo. Però quando esce si frena, sgrana gli occhi su una piana devastata di tronchi, di alberi, ciascuno con la sua memoria, con i suoi sentimenti, le sue voci, si spezza E grida. e la sua voce cambia, diventa arrabbiata, più profonda, e lancia il richiamo di guerra di Fangorn, e in quel momento è pazzesco. Venite, amici miei, gli Ent andranno in guerra. È un momento per me che mi ci vengono uccelli a parlarne, è incredibile, cioè, Anche lì musica è lì, definitiva. lì la musica, cioè, quella è un'opera d'arte quel momento lì. Veramente, io sembrerò esagerato, Vabbè, un ragazzi, Il ciarlatano, Signore degli Anelli ce n'è veramente una quantità cioè, è per impossibile. questo che non abbiamo mai ancora provato a giocare a un gioco di ruolo del Signore Infatti, io degli mi sento pronto. Anelli. Beh, potremmo, guarda, anch'io in realtà ho le fregole a pensarci, però mi spaventano, era Perché, per incredibile. esempio, il Signore degli Anelli, secondo me, se vuoi giocare bene al Signore degli Anelli, deve aver letto i libri. Sicuramente, e devi averci l'animo pronto assolutamente a declinare quei momenti di utilitarismo che ci sono in un Dungeons & Dragons. Se uno gioca il mago al Signore degli Anelli, già qui è strano perché gli stregoni sono 5, Esatto. no? Però il gioco di ruolo, in tutte le sue possibili forme, presenta la possibilità, dà la possibilità di giocare, per esempio, un mago, no? Però il Signore degli Anelli, la magia, ha già di per sé un connotato epico, profondo, trascendentale, spirituale. Ma se tu giochi un mago, non rischi di guastare, c'è il rischio, non dico che è così, di guastare Io quell'epica che c'è non ho mai letto dietro. niente del GDR del Signore degli Anelli, ma sti maghi, che cosa sono? Beh, sono i loro adepti, sono gli Ok. adepti degli stregoni. Già qui è una forzatura, no? Vabbè, sì. GDRistica. Secondo me, ora stiamo un attimino Stiamo divagando, divagando. stiamo Beh, sì, divagando. L'ho purtroppo detto, sì. non dovevamo Però, toccare il Signore degli esatto, Anelli, era è semplice. sempre una cosa meravigliosa che ci prende, che ci inferva le cuori, no? Però, per esempio, se dovessi pensare, perché finora abbiamo fatto esempi di epicità e eroismo principalmente in giochi che, Fantasy. esatto, principalmente fantasy fondamentalmente. E se dovessimo riportarlo invece a qualcosa di più umano, un cyberpunk, un sigmata, Ah, Sigmata è diverso. Sigmata sì, per Cioè i presupposti. esempio, un Coriolis, Beh, vabbè, anche, anche. per esempio, In Coriolis già un... l'epicità c'è, anche soltanto nello sfondo di 36 sistemi stellari da esplorare. Esatto, ma è diverso. L'epicità dov'è lì? L'epicità è nella scoperta e nel viaggio. Il vedere attraverso un metro e mezzo di vetro con gli scudi che si aprono un'alba, per esempio, di un sole, di una stella, L'alba di altri pianeti, spaziale. un'alba spaziale, chiaramente. Quant'è epico? È Tantissimo. comunque un tipo diverso di epicità. Quanto... Però ti dico una cosa, scusa se ti interrompo, Sì. una cosa importante. Vedi, qui si sta parlando tanto di approccio al gioco, perché fondamentalmente anch'io, io che spesso faccio il narratore, d'accordo? E a volte mi sono lasciato andare in descrizioni che a me personalmente piacevano tantissimo, in cui vedevo dell'epico. Per esempio quello che stavi dicendo tu adesso, no?
esempio di Fedinsa, stai parlando degli scudi, non sono scudi energia quelli di cui stavi parlando, sono gli scudi che chiudevano la plancia di comando, di metallo, si aprono e improvvisamente i giocatori vengono accecati dallo spettacolo della prossimità di un pianeta, dell'alba del sole dietro un pianeta, no? Bene, fondamentalmente non è detto che tutto questo venga percepito come tu stavi dicendo, il momento in cui si sta in silenzio, ci immergiamo nel cuore dei personaggi che percepiscono l'epicità della vastità di ciò che stanno vedendo davanti a sé. Questa cosa qui magari è molto personale, io la condivido, cioè, anzi, ci cavalco, Chiaramente, però. giustamente, cioè, tuttora noi stiamo parlando di cose estremamente personali. Quello che per me è epico in uno sguardo, per esempio, di un duello alla Sergio Leone, può essere una ciofeca o può essere una cosa che, diciamo, anche abbastanza, come si può dire, non sentita da parte di altri. Cioè, non è che Certo. esiste uno standard per Eh no. l'epico di un certo livello o epico di un altro livello, assolutamente. Quello che per me è meraviglioso, l'osservazione dell'alba o di un tramonto, per dire, spaziale, per me è una cosa incredibile. Io sono rimasto affascinato in modo totalmente sbalordito dalle descrizioni, per esempio, dei viaggi spaziali in romanzi come può essere, che ne so, Dune, meno che facevamo prima riferimento Asimov. mentre, esatto, parlavamo su Asimov, cioè sia il ciclo Ma della fondazione che tutto anche quello che ci sta dietro, per me è semplice, incredibile. anche prendendo per esempio un capolavoro del cinema che è tipo Interstellar, no? Ah, vabbè. Quanto è epico per esempio la scena dell'attracco dopo l'esplosione in volo. E lì è una scena, a parte accompagnata da una musica Anche qui bellissima. si parla infatti della potenza della musica. Una scena del genere Sì. con musica diversa sarebbe stata bellissima, ma non avrebbe mai avuto lo stesso impatto. Beh, certo, sì. Beh, se guardi, se si parla di cinema, ovvio che sì, ovvio che è così, la musica c'è sempre, è sempre fondamentale. Perché si parla di una struttura, di un'arte complessa, Ah, no? Cuscita sì. tutto assieme per dare un certo tipo di Io sono dell'idea prodotto. che anche quando c'è una parte, una scena del film che magari ti piace particolarmente, anche in maniera inconscia, è per la musica. Anche se tu non la senti effettivamente lì per lì, ma se c'era qualcos'altro, non era la stessa scena. Guarda, a questo proposito ti faccio un esempio, un vecchio esempio, forse ora che ne parlo mi viene a mente. Sempre l'avventura di Fedinsan, quindi futuristico. Mi ricordo che un giocatore che era con noi a tavolo visse questa scena, anzi no, non la visse neanche lui, la visse un altro giocatore. E quest'altro giocatore che assistette alla descrizione di questa scena la disegnò. La scena era questa. Era il tuo personaggio, tra l'altro Sandrino, che non mi ricordo come si chiamava. Adam Liv. Adam Liv, in realtà Adam Adam 54, ma questa è una lunga 54, storia. questa è Fatto è una un'altra. lunghissima storia, però era fuori dall'astronave in una diciamo missione, un'uscita EVA, no? Extra Sì. Vehicular EVA, action, insomma. Un exo, Action, sì, extra. insomma, Boh, non lo so. diciamo comunque Una missione, camminata esatto, una spaziale. missione extraveicolare. Perché, sai, il classico, la nave è danneggiata, un danno minore, e il tecnico di turno si barda con la sua tuta spaziale, Inutile. in quel caso abbastanza inutile, ma non lo sapevi che era inutile in quel Esatto. momento. Il suo robot da compagnia, diciamo, una sorta di scuba driver, no? Di strumenti e altro, esce fuori, parla di battute più o meno, perché ovviamente per lui è la normalità, no? Mentre cammina con gli stivali magnetici sullo scafo della bella Daedalus, la vostra bellissima nave, e a un certo punto succede l'imprevisto. L'imprevisto è un'uscita, mi ricordo, di atmosfera a pressione elevatissima, quando lo scafo in quel momento, per un dado tirato storto, sparò il personaggio via dalla nave, e lui era riuscito in extremis ad agganciarsi con un moschettone alla nave, rimanendo poi alla deriva con un cavo lungo un centinaio di metri. In quel momento mi ricordo si mise una determinata musica della descrizione, sia da parte del giocatore sia da parte in quel momento mia, perché narravo, era bella concitata. E quel momento fu da parte mia, io l'ho vissuto come una scena molto bella a vedersi, no? Col Sì. sole di sfondo, la nave alla deriva, il getto di atmosfera, lui che era rimasto attaccato. Perché il discorso cos'era? Lì mettiamo la musica giusta in una scena che altrimenti di epico non aveva granché, no? Però poi è finita, ma in realtà in un'atmosfera del genere, quello che dicevi tu nell'attracco di Interstellar, no? Certo, Non sì. è la stessa cosa, non voglio paragonare assolutamente, però No, 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 si fa no, no. per dire, no? Che lì c'è l'epicità. E invece Cyberpunk? Un esempio da portare a Cyberpunk? Per esempio, mi viene in mente che magari possono nascere grandi gesta da
dalla feccia che giochi, perché te giochi uno dei tanti, dei milioni. È lì che c'è l'epicità, l'eroismo, quantomeno, secondo me. Lì sì che Io viene fuori. lì mi viene in mente, no? Il gesto eroico, il rifiutare magari la mazzetta del corporativo di Cyberpunk di turno. eroismo, Esatto, lì eh? sono eroi, C'è perché l'eroe. rifiutare magari la mazzetta del funzionario X della Rasaka Certo. di turno, eccetera, assume, a seconda della descrizione chiaramente che ha la scena, un connotato eroico. Il, che ne so, fare scudo magari a, magari giocando una feccia, per dire, un qualsiasi sbandato dello sprawl, che magari si getta a fare da scudo, per esempio, su magari una bambina del proprio quartiere, ma anche solo perché la conosce. Durante uno scontro a fuoco dove i proiettili vagano a destra e a manca, rischiano di uccidere chiunque. Magari il personaggio può sentire in quel momento un attaccamento particolare, magari a una bambina, una persona più Un debole, un amico. amico, e farsi scudo e fargli scudo col suo Vedi, corpo. qui c'è già Cioè, eroismo questo anche soltanto è nell'intento, eroico, no? Perché il contesto esatto. di Cyberpunk annienta l'eroismo. Tu sei un bastardo che ti Assolutamente. vendi perché devi sopravvivere, Sì, no? È un sì, sì. mondo di iene e pecore al contempo, un giorno sei Assolutamente. preda, un giorno sei predatore, a seconda dell'occasione. Basti pensare che il personaggio stesso, magari fino a 4 ore prima, potrebbe aver fatto tranquillamente una rapina in banca e aveva ammazzato un paio di funzionari a pistolettate, o Diamine. magari aver fatto un colpo a un portavalori di una qualsiasi corporazione e aver fatto fuori a sangue freddo magari due funzionari che avevano semplicemente il compito di guidare il furgone da un posto a un Che di altro. colpe non ne Cioè, che avevano, dici? assolutamente, Certo. assolutamente. Quindi è un personaggio di base non eroico, No, un fondamentalmente, che in quel dualismo profondo, momento, molto umano. però potrebbe Esatto. andare incontro a, diciamo, una perversione sociale peggiore, per esempio, appunto, una corporazione corrotta, andare tipo a puttane un piano, appunto, di un piano corporativo molto di una malvagità, appunto, superiore all'individuo in sé, Beh, lì è un'intesa di esatto. coscienza e di principio, no? È come Sì. dire, se questo chip, questo programma di guida missilistica intelligente va nelle mani sbagliate, ad esempio, qualcuno potrebbe scatenare la potenza missilistica di una nazione a puro piacimento. No, sti cacchi, così si spezza l'equilibrio del mondo, così è troppo, anche per la feccia magari di Sì. Cyberpunk. Certo, Ora, anche lì è una rara, però qualora dovesse succedere, lì è eroismo. Cavolo, se è sì. Anche eroismo. lì Sì, può sì, sì. cambiare, anche lì il personaggio può cambiare. Certo. Può Può essere. redimersi, Esatto. ecco. Sì, sì. Può Sì, redimersi. ecco. Sì. Una cosa fondamentale che non abbiamo detto finora, che in realtà giustamente è una cosa molto importante. Spesso, a seguito di esperienze che i nostri personaggi vivono eroiche, i nostri personaggi cambiano. Certo. È sempre I nostri personaggi cambiano. consigliabile che cambino. Assolutamente, Assolutamente. lì È la assolutamente. cosa bella, i personaggi, cioè, noi siamo abituati, no, a creare il nostro personaggio, a scriverne le caratteristiche su una scheda e quelle sono, ok? E invece è bello che cambi nelle esperienze che vive. Il delirio assoluto che i personaggi della nostra Dungeons & Dragons hanno vissuto all'interno di Castel Davorash, dopo aver visto tutte quelle torture, tutte quelle privazioni che la gente ha dovuto subire da parte del barone, li hanno cambiati. Riflettono in modo personale nei confronti di quello che gli capiterà dopo l'esperienza che hanno avuto. Hanno veramente, come il disgraziato dello sprawl che fa scudo col suo corpo alla bambina, davvero magari quel gesto lo può aver cambiato. Magari ha Davvero! capito che quello darà valore alla sua esistenza. Esatto. Senza Senso. contare il rapporto dei personaggi nei party. Se in maniera Assolutamente. eroica te mi salvi la vita e magari te sei di un clan, magari che non ti vedo bene fin dall'inizio dell'avventura. Cinquanelli sta facendo l'esempio. Vabbè, ho detto clan, in realtà a In Cyberpunk può generale, essere tipo una qualunque. banda Certo. avversaria, Una tipo, a fazione, certo. Dungeons & Dragons potrebbe essere tipo uno screzio tipo razziale, per O esempio elfi, religioso. religioso. Magari è proprio consigliato, può cambiare, la bellezza appunto sta proprio in quello. In Gimli o Legolas che all'inizio in effetti non si possano vedere, poi alla fin fine giustamente diventano così tanto amici fraterni da viaggiare insieme per Valinor alla fine. Cosa Sì. folle per un nano, no? Beh, è cambiato talmente tanto, unico della sua specie, da capire la bellezza delle cose, no? Quella che Famosa frase, non pensavo di condividere questo con un elfo, ma con un amico fianco a potrei fianco di un farlo. amico, certo.
Fantastico. Ma di queste scene, chiaramente ora, brividi a parte, e ce n'è a bizzeffe, cioè i nostri personaggi vivono, non dico quotidianamente, ma sessione per sessione, cose che li eroicamente li cambiano. Certo. E mi viene a mente, per esempio, si fece in un paio di puntate fa, mi sembra, lo stesso esempio. Mio personaggio, il chierico di una vecchia campagna di Dungeons and Dragons, che si è sacrificato per gli altri nei Sì. confronti dell'araldo di Hextor che reclamava un'anima. Quella occasione, quel sacrificio eroico di quel personaggio ha cambiato il modo di approcciarsi al mondo di alcuni degli altri personaggi. Il nostro orco Brutus ha cambiato il modo di, eh sì, ha cambiato il modo di rapportarsi col mondo. Cioè, ha visto qualcosa che lo ha profondamente toccato e che lo ha cambiato in un modo o nell'altro. E è bello giocare questa cosa. Cioè, Assolutamente. vedere le cose che cambiano Anche solo fondamentalmente. anche l'esempio che fai è carino, anche soltanto visto nel discorso che un compagno del gruppo compie un'azione eroica, magari dal punto di vista dei suoi principi, della sua religione, della sua struttura, e questo anche nei confronti degli altri personaggi che magari non condividono la sua visione del mondo, cambia qualcosa, accende qualcosa, anche loro forse percepiscono che quel comportamento è giusto. E allora d'ora in avanti nei suoi confronti o nei confronti delle situazioni che si troveranno poi ad affrontare cambieranno approccio. Allora, è stato tanto così, tantissimo, è stata molto bella questa cosa. Sì, un gioco che secondo me si incentra su questo, è fatto bene sotto quel punto di vista, è appunto, come hai detto te prima, Cinque Anelli, tutta la questione del turbamento, perché il samurai alla fin fine è un essere umano con dei cedimenti, con delle ansie, che alla fine crolla davanti ai suoi compagni che sono abituati a vederlo eretto, ligio al dovere. E lì proprio te lo serve proprio su un piatto, l'epicità, l'eroismo del crollo emotivo, è bellissimo. L'eroismo umano nell'affrontare l'emotività, no? Esatto, l'essere umano che alla fine, mi dispiace, ma esce fuori. Eh Vedi, sì. però vedi che in tutti questi esempi che facciamo, soprattutto ora dei Cinque Anelli, ci vuole sempre un contesto di fondo. Nei Cinque Anelli puoi dimostrare, diciamo, un certo eroismo, se vogliamo usare questo termine, nell'affrontare l'emotività, perché l'ambientazione presenta dei personaggi che sono totalmente devoti all'autocontrollo, no? Hanno spezzare determinate righe. Spesso infatti l'eroismo, tornando poi a Bomba nelle sue definizioni, cambia drasticamente a seconda del gioco di cui Eh stiamo parlando. sì. Assolutamente, l'hai visto? È una cosa scontata, però pensa quanto ti instrada. Detto questo, cioè, ci sono dei giochi, come può essere un Warhammer 40.000, per esempio un Deathwatch, che fa sì che tu impersonifichi già di partenza un tipo di personaggio che di eroico e di epico ha tutto. Ha tutto preso e messo, niente affatto scontatamente, perché un gioco che, parlo di Deathwatch, non di Vratt'en Glory, attenzione, giusto un separé fra le due cose, in cui un gioco secondo me è molto generalistico, Vratt'en Glory, e un Deathwatch che essendo diciamo focalizzato sugli Space Marine fa sì che i personaggi giochino dei semidei eroici quasi immortali con forza e risorse sovraumane, d'accordo? E lì sta la difficoltà, perché lì il gioco ti dice sei un eroe, sei un eroe, sei un eroe. Non come Seven Seas che con un colpo di spada calo le braghe al cattivo. Lì sei un eroe perché sei l'incarnazione del concetto di divinità dell'umanità. Tutto quello che un essere umano non può essere, tu lo devi essere, tu sei l'esempio, no? È pesante in questo senso il gioco, ha una pesantezza unica, che è quello che poi comunque ci piace. In compenso è un gioco che ti costringe a essere eroico nei dialoghi, no? Nell'approccio a ogni situazione, cosa che non sempre può essere liscia e liquida. Poi a noi ci piace magari e ce lo digeriamo abbastanza bene. In compenso è un gioco che ti prende e ti butta in faccia la possibilità di tirare fuori delle scene di un'epicità fuori dal comune. Ricordo ad esempio, ora nell'ultima di Vratt'en Glory, un esperimento poco fortunato perché Vratt'en Glory, dalla nostra esperienza, non è un gioco da giocare su Discord, mettiamola così, per un fatto di regolamento. Poi non eravamo proprio freschissimi di regolamento, quindi abbiamo un po' tentennato. I personaggi, tutti Space Marine, abbiamo giocato gli Space Marine, abbiamo giocato a Deathwatch praticamente a Esatto. Vratt'en Glory. Abbiamo fatto un gruppo di Space Marine che sono infiltrati
grazie a un bombardamento di capsule orbitali in questo spazioporto gigantesco. Una volta arrivati, distruggendo ogni cosa sotto il loro cammino, spianando i requiem e abbattendo orde di nemici in un carnaio pazzesco, incassando colpi di missili, granate e quant'altro, hanno preso d'assalto una grande astronave, e a Warhammer in realtà non era neanche così grande, era soltanto un chilometrino, se Sì, mi ricordo, forse un paio di un paio di chilometri. chilometri, quindi robetta per Warhammer. L'hanno espugnata, presa, guidata, sollevata nell'atmosfera e scagliata a tutta forza contro le mura fortificate di un'enorme città santuario. Questo solo e soltanto per arrivare da punto A a punto B, scavalcando le difese. Che poi tutto l'esercito che era assiepato, meno le guardie imperiali, si sia scagliato all'assalto in quella breccia, è stato un goccio d'epico in più, ma già di per sé questo bastava Ma avanzare. fondamentalmente era Cioè, il modo più rapido per arrivare da un da posto punto a un A a punto altro. B, l'approccio Space Esatto. Marine, no? Sì, È stato assolutamente. epico, però il gioco prevede questo. Devi fare queste cose, no? Assolutamente. Sì. Come nell'avventura invece che giocavamo proprio a Deathwatch, sempre gruppo di Space Marine folli, folli e scocciati, matti come cavalli, a cavalcare le moto Astartes in pieno in una wag di orchi grande abbastanza che dallo spazio si poteva osservare le nuvole di polvere sollevate dallo spostamento dell'orda motorizzata. Ecco lì Bellissimo, fu, quello fu bellissimo, anche qui fu incredibile. epico già di per sé, no? Proprio ci buttammo di spanciata, io sudai come un animale, no? In quelle sessioni, e utilizzammo la colonna sonora di Mad Max, no? Brothers in Arms o Into the Storm, che sembrano fatte apposta. Io l'ascoltavo e dissi: bene, questi sono gli orchi. Questo è un calvario di mezzi che sputano fiamme e fumo degli orchi, no? L'elettricità fu Fu sprecata, no? incredibile. So questo per prendere d'assalto poi un titano degli orchi motorizzato, vabbè, Vabbè, e qui si va il titano degli altrove. orchi che poi abbiamo fatto schiantare contro il sistema di comunicazione che gli orchi avevano preso in modo da evitare che potessero comunicare con un'altra parte di Wag che si stava aggiungendo a questa già immensa Esplosioni quantità di nucleari e botte plasma nucleari pazzeschi. incredibili. E Nel poi, frattempo ci stavamo picchiando contro questo colosso orchesco bicefalo esatto. gigantesco sulla cima di questo titano degli orchi incredibile. Esatto, che Una avevate roba. scavato con i Avevamo reattori scavato con i dorsali, reattori cioè, dorsali, cioè follia, follia, una roba veramente follia. incredibile. Ecco, invece un gioco che difficilmente si presta all'epicità. Richiamo Cthulhu. Richiamo Sì. Cthulhu. Di cosa hai paura? Di cosa hai paura? Il L'horror. gioco horror con sistema gancio. L'horror ha bisogno di silenzi più che di esplosioni e Sì. canaie, sotto certi punti di vista, quantomeno. Però lì si torna al discorso che facevamo all'inizio della puntata sui piccoli gesti. Lì sì, diamine. L'accendere che ne so, la candela o la luce in una stanza buia, mentre tutti se la fanno sotto. Può essere un gesto di per sé eroico, magari il proprio personaggio magari ha avuto il coraggio di infilare la mano dentro quella porta e di accendere e di premere l'interruttore che sta subito al di là, ma non sai cosa c'è, non sai qual è l'orrore che abita quel posto. E Assolutamente. l'accensione magari di quella piccola luce ti ha dato la possibilità di vedere la normalità. E di dare a tutti quel coraggio che gli serviva per Andare magari andare avanti. avanti. Oppure semplicemente ha infilato la mano dentro e è stato risucchiato dall'oblio Esatto, in e sei qualche morto multiverso male. d'orrore e Esatto, incubo. esatto. Però è un piccolo gesto che può essere eroico, Però, per esempio, nei fondamentalmente. racconti di Lovecraft, nell'orrore di Dunwich, se non sbaglio, c'è eroismo da parte di quel gruppo poi di investigatori professori che, nonostante tutto l'apparato delle autorità, neghi quanto stia succedendo a Dunwich. No, poi in ogni caso, non so se, spero di non confondermi col racconto, quello che alla fine cantano Yog-Sothoth sulle colline. Non l'ho letti tanto tempo Mi fa, non mi pare sia ricordo. proprio questo, fatto sta che anche lì, dopo tutto un trasformarsi della storia, da qualche voce di paese fino all'orrore che divora mandrie intere di bestie nei pascoli, nelle colline, a un certo punto chi sta indagando sulla questione capisce, comprende l'entità del problema, l'entità del pericolo cosmico, e nonostante non siano appoggiati da nessuno, col libro maledetto di turno alla mano, vanno in cima alle colline in mezzo a questi grandi menhir e impediscono l'ascesa di Yog-Sothoth. Cavolo, se lì non c'è eroismo, anche Eh sì, perché eh lì
c'è davvero la consapevolezza dell'ineluttabilità, dell'incapacità dell'individuo di opporsi in qualsivoglia maniera contro un male del genere. Beh, in Lovecraft sicuramente non c'è il, cioè, ci può essere meno l'eroico, ma c'è sicuramente l'epico, l'uscire dal covo dei cultisti mezzo sfatto e in quel momento alzare gli occhi al cielo e vedere che il cielo ti sta guardando attraverso degli occhi giganteschi, enormi, che ti fanno inevitabilmente cadere nella follia più assoluta. È comunque epico, è comunque epico. Le stelle che si uniscono a formare i contorni di un grande occhio che si spalanca. È epico, cacchio. Cioè, Terribile, ma è sì. terribile, ma epico. Sì, ce l'ho un esempio in un'avventura di una cosa più o meno del genere, ed era Dungeons and Dragons. A un certo punto, a fine di una campagna, il cielo si squarciò e Yordle, signore della follia dell'espansione Nefandom per Dungeons and Dragons terza serie, uscì dai comuni nembi del cielo e aggredì con tutta la sua immane aura di follia un'intera città, portandola al collasso. Insomma, comunque, per concludere, diciamo che abbiamo sviaggiato a destra e a manca rimbalzando come una pallina Clipper. in un flipper, esatto. Però definitivamente cosa possiamo dire? Che eroismo e epicità sicuramente di per sé dipendono tantissimo dal connubio, diciamo, dalla confidenza tra giocatori e master. Sai cosa al giocatore piace, come alzargli la palla, per così dire, o indirizzarlo magari con determinate parole, giusto una spintarella a un certo tipo di azione, magari liberando in lui la creatività. E va detto anche che a seconda del gioco che giochi, bisogna necessariamente sbloccarsi nell'idea epica del drago, l'epicità della grande battaglia e zoomare su quello che è il piccolo, perché in ogni cosa ci può essere la medesima sensazione di epicità e eroismo che vada da picchiarsi col drago o accendere la candela nella stanza giusta. Ecco, questo assolutamente. Quindi sperimentate in questo senso, buttatevi in questo senso, prendete spunto da film e libri, perché lì c'è la pappa scodellata sotto questo punto di vista. Eh sì, tanti sono gli spunti, tanti sono gli esempi e veramente potremmo ora, abbiamo parlato per un sacco in questo momento, usare un sacco troppo l'immaginazione. La musica giusta, anche solo musica, porta inevitabilmente ad immaginare anche solo quello che la musica comunica. Uno squillo di trombe, un batter di tamburi con una certa ritmica. Può già far immaginare il calpestio di migliaia, decine di migliaia di stivali, magari di un'orda, di un esercito. Uno squillo, magari, come dicevo, di tromba, può presagire l'arrivo di un santo o veramente qualsiasi cosa. Cioè, gli spunti, oramai il mondo ce ne dà veramente a pacchi, a palate. E ascoltare, guardare e leggere è la cosa fondamentale. Assolutamente, ormai a questo punto abbiamo fatto, diciamo, il nostro tempo, la puntata è andata un po' per le lunghe, ma va bene così, è stato uno scambio più che interessante. Concludo dicendo questo: la musica, oggi come oggi, come diceva giustamente Sandrino, viene già fatta pronta. Se voi ascoltate le colonne sonore di un film, quelle colonne sonore sono state create per accompagnare quella cavalcata, per accompagnare l'apparizione di quel mostro, per accompagnare lo schianto dell'astronave. Dunque, se nelle vostre sessioni avete da giocare determinate situazioni, correlatele ai film in cui queste situazioni avvengono o sono simili, perché quella musica sarà perfetta in quel momento. Certo, dovrete avere tempismo, però ragazzi, probabilmente con esperienza e tempismo appunto si riesce a sfruttare questo potere infinito. Molto bene, allora per stasera, per questa puntata di Quei Bravi Nerdazzi è tutto. Se questo podcast vi piace, se il nostro progetto vi piace, vi invitiamo a premere segui sulla vostra piattaforma podcast, a lasciare magari eventualmente anche una recensione per il podcast, perché ci aiuta moltissimo. Se qualcuno di voi vuole scrivere alla nostra email o sul nostro gruppo Facebook o sotto le nostre sessioni o su Instagram, idee, spunti o richieste anche per puntate future, fatelo. Esperienze. Esperienze, condividete assolutamente le vostre esperienze. Siamo qui per condividere le nostre nella speranza di avere un riscontro, una risposta che arricchisca anche noi, che ci faccia anche rivedere, no, i nostri punti fermi. Quindi, detto questo, da quei bravi nerdazzi è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, alla prossima. Alla prossima da Monitor DM.
e che gli dei vedino sui vostri tridi dado. Ciao. Ciao.